Benvenuti al terzo appuntamento con la nostra Ending Review, appuntamento speciale, esclusivo per questo IPO 14. Questa sera ci aiuterà a rivisitare una mano importante di questo Day 1C, Marco Bognani. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Mano che ha visto proprio lui protagonista, poi cerchiamo di capire se l'ha vinta, se l'ha persa, com'è andata. Il Marco in questo momento è in middle position, c'è il raise del giocatore Under the Gun 700, si appoggia Marco e il re-raise del bottone 3000. Entrambi chiamano, quindi il piatto è da 9000. Spiegaci fino a questo momento com'è andata l'action, quali sono le tue carte e perché hai deciso di chiamare il primo raise e poi il secondo. Allora, io mi trovo con una donna e un 10, under the gun più 1, off-suited, non sono carte ottime, però trovo sull'under the gun un giocatore molto passivo, molte volte limpa. Una volta che rilancia posso attribuirgli una mano medio forte, il discorso è che lui overvalua molto le mani, quindi su qualsiasi tipo di board potrebbe perdere un sacco di chips, essendo tutte e tre con più di 100x, perché poi si partiva molto deep a questo ipo, su di lui decido di giocare 700, una volta che arriva la 3-bet dal bottone in squeeze a 3000, è un po' fuori odds per me, perché poi comunque se avesse foldato lui non avrei avuto tanti vantaggi a giocare fuori posizione. A 25.000 lo stack del 3-better e invece circa sui 50 l'original raise, però chiamo l'original raise, a quel punto chiamo anche perché il bottone è un altro giocatore che commette non pochi errori e quindi posso prendere tanti soldi o fare piatti grandi nel momento in cui la mia mano prendesse un flop buono o un board con un buon punto. Prima di vedere il flop con l'aiuto del nostro dealer, tu in questo momento che mani fai agli avversari, sia all'original raiser, l'UTG, sia al re-raiser? Ah, ti dicevo, l'original raiser mano medio forte, limpando tante volte, mi fa capire che magari tanti connector o tante coppiette tende a limparle. In questo momento può avere un asso suited oppure una Broadway tranquillamente. Sul bottone invece trovo una 3-bet un po' lunga, 3000 dai 700 di original raiser, quindi attribuisco più un range di asso K, asso donna, più che una monster hand vera e propria. Il suo errore può essere tante volte farmi capire essere un po' face up dopo il board, dopo il flop, quindi decido di giocare lo stesso anche con donna 10 off suited. Andiamo a vedere allora il flop, come detto con l'aiuto del nostro dealer, il flop che presenta donna 3, ricordiamo Marco che hai donna 10, quindi non malissimo questo flop per te, no? Sì, ho colpito il flop, original raiser check, io decido di checkare perché comunque puntando dimostrerei tanta forza e quell'asso K eventuale che potrebbe avere il 3-better potrebbe essere spaventato e quindi abbandonare subito il colpo. Ti faccio una domanda, con altri avversari più skillati tu questa mano con questo board checki al flop? Allora, checkando al flop mi aspetto tante volte un check behind nel momento in cui un giocatore skillato avesse anche overpair o coppia, insomma in generale, quindi penso di prendere pochi soldi nel momento in cui andassi a fare un check. Detto che comunque con un giocatore skillato fuori posizione tendo a non giocare una mano come donna 10 off suited, probabilmente punterei nel momento in cui ci fosse stato un caso in cui l'avessi giocata, sì, punterei. Sarebbe più conveniente contro un giocatore skillato che non contro un... come vogliamo chiamarlo, un appassionato. Chiamiamolo così. Quindi check, perché poi check anche naturalmente il giocatore under the gun e andiamo con il turn che è, lo vediamo subito, un 10 di quadri, quindi c'è anche la possibilità di un draw di quadri che naturalmente non puoi leggere visto che c'è stato un check iniziale. Qui dopo il check dell'original raiser tu decidi di puntare 4200, perché? Allora, dimostra ancora debolezza l'original raiser, quindi non penso tante volte di prendere i soldi da lui se non se avesse quelle Broadway come bilaterale, quindi un jack e un 9, un K e un jack o una draw semplicemente di quadri che checka per non ingrandire il piatto. Non è uno che tende a rubare tanti piatti nel momento in cui fosse in draw, decide semplicemente di vedere se escono o non escono, quindi checka. Io punto 4200, una size abbastanza bassa perché circa un terzo pot, scusa, appena meno di metà pot. Voglio ingolosire l'original tribettor nel momento in cui avesse asso K, perché a questo punto la sua mano diventerebbe un po' più forte nel momento in cui i due overcard e garchot gli darebbe anche l'eventuale scala il garchot, quindi decido di
tra virgolette, tenerlo dentro. So che tante tante volte mi chiama, anche nel caso in cui avesse due jack e fosse magari spaventato da queste due donne, comunque i 4200 verrebbero sicuramente chiamati. Infatti così è, invece l'Original Razer passa. Allora noi buttiamo le carte dell'Original Razer, rimane in gara il bottone che chiama i tuoi 4200 e adesso è la volta del River. A River cade un asso di picche e ti si illuminano gli occhi. Sì, per tutti i miei pensieri che ho esposto prima, tante volte questo asso di picche può aver aiutato la mano del mio avversario. Quindi le mie opzioni adesso sono due: o ceccare, sperando che magari punti con la sua top pair, nel caso avesse veramente top pair, invece non prenderei soldi nel caso avesse due jack, come detto prima. E a questo punto però, siccome in tante occasioni in questo IPO le persone decidono di accontentarsi di un piatto grande piuttosto di andare a rischiare altri soldi in altre puntate, anche con un punto medio buono, decido di puntare io, lasciandolo comunque in vita, perché sui 18.000 che lui ha al River rimasti faccio circa due terzi del suo stack, quindi 11.800 chip, convinto che mi paghi 8 volte su 10 quasi sicuramente. Qua magari lui poteva avere anche K-Jack, difficile che abbia tribettato preflop con K-Jack, però con una scala qua ti chiama sempre. Ci sono percentuali di volte dove il mio avversario possa aver nascosto sì 2K come 2-Jack, la volta anche 2-Assi perderei, non ci sarebbe problema, giocherei poi l'all-in quei restanti 6.000 suoi. Anche con la scala probabilmente farebbe all-in, quindi anche quegli altri 6.000 li prenderei in ogni caso. Ovviamente sono molte più volte che faccio al mio avversario una mano come asso K che non scala. Questa è la realtà. E probabilmente era così, perché a questo punto Marco gira il full, quindi donna 10 e l'avversario mucca, quindi non sappiamo le carte che aveva. Probabilmente, come dice Marco, aveva asso K. Possiamo dire che questo è il modo migliore per recuperare il maggior numero di chips possibili con giocatori non espertissimi, quello che ci hai spiegato tu? Sì, sicuramente l'importante è cercare quando si ha un punto forte, tanto la maggior parte delle volte gli avversari pagheranno, è difficile che con un punto da che sia da top pair in su l'avversario decida di foldare, a meno che si dimostri troppa forza. Perfetto, grazie a Marco Bugnani per questa in review, noi lo lasciamo continuare il suo IPO, grazie Marco, alla prossima. Grazie a tutti, ciao.